I 212 container di rifiuti trasferiti da Polla in Tunisia al porto di Sousse potrebbero tornare in Italia. La decisione della regione Campania di accogliere le istanze del ministero tunisino e contro le quali la SRA, azienda di stoccaggio di rifiuti di Polla, si è appellata, resta viva dopo la decisione del TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, si è definitivamente pronunciata sul ricorso degli avvocati dello studio Avagliano, dichiarando inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso. Da quanto trapela, ora i legali dell'azienda guidata da Antonio Cancro punteranno al Consiglio di Stato per evitare che i rifiuti tornino alla base con un grave danno economico di svariati milioni di euro per la SRA. Siamo stati lasciati soli, avevano tonato nei giorni scorsi i fratelli Palmieri tra i soci dell'azienda, e la regione ha accolto, hanno rimarcato, un'istanza del ministero tunisino dopo averci dato tutte le autorizzazioni e di fatto permesso che l'affare si compisse. Infatti la SRA si era accordata con l'azienda di rifiuti tunisini Soreplast nel 2019 per 12.000 tonnellate di rifiuti da inviare in 4 tranche. 3 sono andate a buon fine, l'ultima è sotto sequestro perché i rifiuti sono ritenuti illeciti dal ministero tunisino, con 12 arresti nel Maghreb. La regione ci ha autorizzato, poi ha cambiato idea, siamo sicuramente le vittime di questa vicenda, tuonano ancora i vertici della SRA.